Certo. Dopodiché, naturalmente, nel frattempo la guerra c'è, si va avanti, le persone continuano a morire e in qualche modo bisogna decidere da che parte stare. Questo è un po' uno dei grandi temi. Volevo sentire un momento cristiano per il semplice fatto che la sta vivendo sulla sua pelle tutta questa situazione da lì, quindi mi interessa molto quello che ci dice lui. Cristiano. Sì, beh, intanto riguardo al famoso attacco mediatico da parte di queste persone, diciamo, centinaia di persone che mi hanno anche minacciato di morte, mandato mail di ogni tipo, insulti, non soltanto a me ma anche a chi conduce la trasmissione, e dai quali ancora non ho ricevuto nessun tipo di sostegno dall'ordine giornalista o dal sindacato, ma questo è un altro discorso. Quello che ho visto in televisione ovviamente è lo specchio di una realtà deformata. Da ricordare che è un paese nel quale non si può neanche dire che c'è una guerra, non si può dire che c'è una devastazione di un paese, e i giornali liberi, la libera informazione è stata colpita a morte, perché Novaya Gazeta è stata chiusa, qualsiasi tipo di opposizione è stata repressa, e questo non avviene ovviamente in qualsiasi altra democrazia, perché stiamo parlando di democrazie. E anche il concetto di democrazia è un discorso universale. Gli ucraini sono democratici, poi ci saranno anche persone che non lo sono, come in qualsiasi altro paese. Ci sono minoranze violente, ci sono minoranze di estrema destra come di estrema sinistra. Però il concetto che tutti qua vogliono è che quello che abbiamo noi a casa nostra è quello di vivere liberi, di poter esprimere liberamente le proprie idee senza avere nessun tipo di imposizione dall'alto. E credo che questo sia importante per tutti, non soltanto per noi in Italia, perché non esiste la democrazia italiana o la democrazia americana, esiste la democrazia come valore universale. Allora, mi sembra chiarissimo, dopodiché sul tema insulti, caro Cristiano, bisogna abituarsi, perché io tutte le mattine, qualunque cosa dico, qualunque cosa faccio e chiunque ospito vengo tacciata di qualunque nefandezza, mi sono abituata a pensare che cerco di fare onestamente il mio lavoro, onestamente dal punto di vista intellettuale intendo, e a dare la parola sempre a tutti e non avere mai pregiudizi, però poi ogni tanto i giudizi, sapete, noi esseri umani ce li formiamo anche se facciamo i conduttori televisivi. Allora,